Cara Curiosona, buon pomeriggio. Siamo meno soli oggi, siamo meno soli perché lo studio ha qualche persona in più, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Quindi io vado a presentarle se sei d'accordo. Dimmi sì o no, Curiosona, sì o no? Sì, grazie. Driussi, non ho una malattia, se non pensare che parlo da solo con la. Ma sto parlando effettivamente solo con una. Mi era venuto il dubbio. Sì, quindi io gioco e quindi la Curiosona. Importante che si diverta anche A lei, lei? dai. Sì, beh, sì, sta bene. Non mette la mascherina perché Non siamo. può. Non può. Allora, è una puntata speciale di Vicini Vicini. Un saluto a Pierangelo Buttazzoni. È tornato Squalizza ed è tornato direttamente da Ragogna, R di Ragogna. Come si chiama quello? Renzo Pascoli. Ah, anche lui R, Renzo Pascoli. Guarda, possiamo iniziare subito con la musica Zeffe, Polka, primo brano. Quindi andiamo indietro negli anni, 1980, e l'ha scritta questo signore, Luigino Squalizza. Bene, Renzo Pascoli al Liron e Luigino Squalizza, che è presidente dell'Associazione Amici della Fisarmonica, che ringrazio ancora per averci ospitato a Savorgnano. Sapete che causa il coprifuoco e con l'arancione il fatto del divieto di spostamento tra i comuni, lo scrigno da qualche settimana lo realizziamo in esterna e l'abbiamo fatto nella soffitta trasformata in studio televisivo del buon Squalizza. Allora, Enzo, l'occhietto bene? Io uno sì, l'altro quasi, ma la prossima settimana noi saremo visibili e vedremo moltissimo. Mi piace questo termine visibile. Poi dobbiamo dire il 18, cosa succede? Il 18, dicembre. No, 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 il al 18 libro. di Sì, dicembre caro. di questo Sì, mese, di sì, questo anno. sì. Allora, esce un libro di Driussi. L'editore è il Friuli, Il Friuli non inteso nel come. senso della regione, nel senso del giornale Sì. settimanale, il Friuli. Approfitto per ringraziare tutti quelli che lavorano a Tele Friuli e per il Friuli, perché sarà un libro epico. Si può dire epico in Ma certo, televisione, tu sì? puoi, dall'alto della tua esperienza, tu puoi tutto, Driussi. Io Ah, no, tu sì. va bene. Posso dirti che la copertina sarà veramente uno scoop. Si può dire scoop? Scopre, certo, che potrebbe Sarà anche scoop. bellissima, non posso dirti com'è. L'interno è tutto pieno di sclipignadis. E lì ci fermiamo. Il 18. E come si Esce il trova lì? 18 Che con il giornale. è di venerdì, ovviamente. Il giornale esce venerdì 18. Dentro il giornale c'è il libro. Il prezzo è esagerato, ma non si può fare a meno. Beh, per Driussi, Sì, viene certo. giornale più libro 5 euro, però si può anche di più volendo. Ah, si può. Si può dare 10 anche. Ah, Ti questa è. danno 5 di Di resto resto. comunque. Assessore, hai visto come l'ha appoggiata? Ah, sì.
L'ultima cosa da dire è comprate il settimanale Il Friuli e non dimenticatevi di chiedere anche il libro Sclipignadis. Benissimo. Nessuno che ti chieda che cosa vuol dire in italiano. No, dopo. Allora, Silvio che lo sanno magari. Sclipignadis, no, ma no, dobbiamo creare un po' di sangue. Ma come lo traduci Sclipignadis? Boato, tu come lo traduci? Ti metto in difficoltà? Sì? No, bagnare. Vieto, no. Bagnarsi. No. Spruzzare. Bello, schizzare. Schizzare. Bene, giusto. Adesso siamo più sereni. Boh. Volevo salutare Andrea Bertolissio che ci ha fatto arrivare questo alberello, lo ringrazio, l'alberello tutto in legno, lo abbiamo incontrato ieri durante la puntata dello scrigno che abbiamo realizzato nel Palazzo della Cultura a Fagagna ed eccolo qua, quindi è Natale e c'è questa sorta, come la descriveresti? La descriverei molto economica, perché non è attaccata a corrente. No, no, è attaccata, è invisibile. No, è a corrente? Sì. Credevo fosse a batteria. No, se a batteria sarebbe già finita, praticamente. Guarda quanti LED. No, no, è bellissimo, quello. Bei colori anche. Sì. Sì, tout blanc. Tout blanc. Adesso dicevo, ma ho dei problemi, ecco, questo bel primo piano, quindi grazie ancora ad Andrea Bertolissio di Dignano, che tra l'altro è un uomo particolarmente mobile e generoso, per la realizzazione delle panchine in colore rosso contro la violenza alle donne. Come sapete, ormai per me è diventata uno slogan, denunciateli, non aspettate il secondo schiaffo. E Bertolissio ben si affianca a questo gruppo che fa del bene. Allora, vorrei andare dall'assessore Comuzzo alle pari opportunità di Tavagnacco. Mi è stata segnalata un'iniziativa da parte del suo, come si dice? Tuo, va bene. Tuo, nostro, vostro. Sì, nostro. Le abbiamo date tutte. Loro, sì. Nostro, sì, sicuramente. Allora, intanto, Assessore, sei qua anche perché c'è un ospite che arriva da Colugna. Salutiamo Bruna Malisani, che ha scritto un libro, Fortuna e Tranquilla, ma ne parliamo fra pochi istanti. Natale, nonostante tutto, Assessore? Sì, Natale nonostante tutto è un periodo piuttosto difficile per tutti noi, però a Tavagnacco abbiamo detto bisogna in ogni caso festeggiare, bisogna soprattutto io ritengo che sia importante tenere vivo il senso di comunità nel nostro territorio e ovviamente dappertutto, insomma, no? Perché siamo delle persone che hanno bisogno di stare insieme ad altri. In questo momento questo non ci è concesso, purtroppo, e quindi in qualche maniera deve essere l'amministrazione ad avvicinarsi alle persone. In particolare noi sappiamo che in questo periodo gli artisti e quindi musicisti, ballerini, tutti gli uomini, le persone, uomini e donne della cultura stanno soffrendo perché non possono lavorare, non possono essere vicino alle persone, in particolare in questo periodo. E a Tavagnacco, durante il periodo natalizio, avevamo da una ventina d'anni una rassegna, Notte di Natale a Tavagnacco, e quindi avevamo una serie di cori, di concerti, quindi era un modo, andavamo nelle singole frazioni proprio per avvicinarci alle persone, per augurare buone feste a tutti, e ovviamente quest'anno nulla di questo è possibile realizzare, e quindi abbiamo detto, in realtà l'iniziativa è di due donne, a proposito di donne, di due donne, due artiste del nostro territorio, la chitarrista Paola Selva e la ballerina di flamenco Federica Copetti. Loro hanno detto, ma perché non proponiamo agli artisti di realizzare delle breve performance che verranno pubblicate sulla pagina Facebook, sulla pagina e sul sito internet del comune a fine settimana, ogni fine settimana, per dire, cioè il messaggio è questo: a Tavagnacco l'arte e la cultura non si fermano e l'arte alimenta la speranza. Assessore, quanto dureranno queste clip? Allora, queste saranno clip proprio 4-5 minuti, non di più.
Ecco, magari ecco, dopo che sono uscite sul vostro sito, sì, se vi fa piacere possiamo amplificare. Volentieri, volentieri. Di fondi. Sì, certo, di fondi. Certo. Quanto è difficile mandare avanti un comune in epoca Covid? Rallenta tutto? Rallenta tutto, tutto è più complicato, tutto è più difficile, non si può vedersi in presenza, dobbiamo ridurre al minimo queste occasioni, diciamo, perché sono tutte occasioni, lo sappiamo, di rischio. E quindi la giunta, la maggioranza, il consiglio comunale, tutto avviene su piattaforma. E quindi questo però chiaramente è una garanzia dal punto di vista della sicurezza, no? Per quanto riguarda il rischio che questa pandemia chiaramente ci sottopone a questi grossi problemi. D'altra parte vengono a mancare le relazioni, è difficile comunicare, non è chiaramente, non è il massimo. Come in moltissime delle situazioni in cui ci troviamo a vivere, diciamo, è un'alternativa, piuttosto che niente, si fa in questo modo, no? Però chiaramente sappiamo che tutto è più complicato. Torneremo a sentire l'assessore Comuzzo per l'iniziativa di Bruna Malisani. Prima della pubblicità però c'è una breve promo che ci porta a parlare ancora di un'iniziativa del nostro gruppo, Gruppo Media Friuli, di qualcosa che troverete assieme al settimanale, il Friuli. Natale friulano, famiglia, tombola e tradizioni a tavola. Con il settimanale Il Friuli, le tovagliette natalizie per giocare a tombola. Il gioco completo in edicola a soli 2,99 euro. Eccoci ancora con voi. Enzo, eccolo. Che cosa hai selezionato per oggi? Ah, ecco, sì, questa, siccome stiamo avvicinandoci al periodo natalizio, per cui la gioia dei cuori, la pace nell'anima, ho trovato una poesia di Lea d'Orlandi che mette serenità proprio. E in carette. Una volta le macchine non c'erano, e se c'erano ce n'era una per paese, e allora con le carette, con il chiaval, con il mussi, il levator, io trobiela che chi? Si torna sore sere il cur in pas, lontan pa' i pras, scomincia le fumate, si va planchin pe campagne che tas. Mio pari a lei, io guidi le chiavale, e le strade si slunghie, blanchie e drete, con quel chistiel in font, la che si chiale. Po, quanche la luce manchie, no restin cidins, ognun col suo pensier a chiase. Le chiavale già strache e va planchin. Si passet un pais, un feralut, qualche fuc cal mi mostre la cusine, tu ne ostarie si chiante. Al vai un frut e può torne le strade blanchie e drete. Ogni tanto, sotto gli stelis, ovvio din vigni, cence ferà lune carette. E gli legnot, tal cur ne grande pas, le città mande un clar, l'aiuta al cil, e si va planchin pe campagne che tas. Rilassamento tutte totale. Tutte cose, posso dirti, normali, no? 100 anni fa sì, adesso no. Un motovassator con la carretta, col chiaval, col ferrato, no, ti chiappe sotto un autotreno come sì, minimo. Sì, no? Sì. E arriva al centro di igiene mentale a prenderti. Al lì. Copre il chiaval, ti copre te che tu sei sparsore. Saresti un biel però. Chissà se si tornerà. Ma
Beh, auguriamoci di no, per dire la verità. Ma una piccola parte di questi, no? Dio, può darsi che si ritorni al Medioevo anche, solo in davanti così chi. Cosa farai a Natale, dei russi? Piangerò, probabilmente. Beh, a Natale con i miei, nel senso io e mia moglie. Una bottiglia di spumante, prosecco che costa poco, un salmone tolto dal congelatore, quello dell'anno scorso, quello avanzato dell'anno scorso. Ma si butta via nuie? No, a casa mia assolutamente. Dopodiché il panettone che comprerò questo sabato dagli alpini, perché da qualche anno a Natale gli alpini, pubblicità gratuite, fanno dei gamelotti belli con delle frasi, e dentro c'è un panettone, un piccolo contributo, e uno si porta a casa il panettone degli alpini. D'alpini di dove? Di Martignac? Io sono iscritto a San Vito di Fagagna. A Martignaco, stranamente, non c'è il gruppo alpini. Potresti crearlo? No. Non ho capito. Devono farlo loro. Quindi ci sono i panettoni targati ANA. Targati ANA in un gamellotto che va tanto ben che mai, dopo per mettere dentro tutto quello che vuoi. Bene, quindi salutiamo gli alpini di San Vito di Fagagna e quindi in bocca al lupo per questa iniziativa. Io direi di andare con la Fontane di Muck, valzer di Luigino Squalizza, dedicato, mi scrive Squalizza, a una risorgiva naturale nei boschi di Savorgnano, dove un tempo la popolazione si riforniva di acqua potabile, non c'erano le casette dell'acqua. Molto bene, se vi va mandateci anche degli SMS, vedete in sovraimpressione i numeri utili. Allora, io vado a Sandro Boato, come va? Bene. Come sta l'Acciu Carro? So che non stava benissimo. Sì, ma niente di grave. Piccolo... Defiance? Sì, piccola defiance. Perfetto, quindi gode di buona salute? Sì, almeno. Perfetto. La salutiamo, certo. Se ci sta osservando.
Io ringrazio anche De Simon che mi ha di fatto segnalato la signora in questione, che fra poco andremo a intervistare, che è la realizzatrice di questo libro, Bruna Malisani, Fortuna e Tranquilla, illustrazione di Martina Silvia Sguazzini, edizioni Ribis, ed è una sorta di lode, mi piace definirla così, alla sua metà che se n'è andata 2 anni fa, ucciso da un male incurabile. Quindi fra poco andremo a raccontare la storia di questa coppia, che secondo me è ancora coppia. Sandro, il buon Butazzoni mi mostra già nel monitor di servizio una immagine. Corsica Ferries. Dove sì. Sei andato? Sono andato in Sardegna, sono stranamente foto a colori, visto che non ne faccio molte a colori, e questo praticamente è stato un passo importante per la Sardegna, in quanto sono entrati in servizio negli anni 90 i traghetti veloci, che hanno dimezzato praticamente il tempo di attraversata. Qua siamo al porto di Golfo Aranci, un porto costruito per le ferrovie, per le merci. Qui ecco, c'è il faro? Sì, questa è l'isola della Bocca, praticamente segnala un basso fondale che è all'ingresso del porto di Olbia, che fino a anni fa ne limitava molto. Difatti Golfo Aranci era stato fatto appunto per poter utilizzare un porto a nord della Sardegna. Scattata che ora queste? È il pomeriggio. Cioè, purtroppo è una delle ultime foto tornando a casa. Qua siamo invece a sud della Sardegna, e spiaggia caraibica con sabbia bianca e le acque che hanno tutta una mille tonalità di azzurro, blu, indaco. E quella lì è una barca rimasta da uno sbarco di clandestini. Dobbiamo sapere che lì è più vicino alla Tunisia che all'Italia. Infatti vediamo, sì, io di tunisino ne capisco niente. Sì, ma è una scritta in arabo, diciamo. Sì. Qua invece siamo alla Sinara, dopo che sono state chiuse le colonie penali. E sono stati liberati gli animali, per cui ci sono cavalli, asini e altri animali che sono allo stato brado. Che atmosfera si respirava alla Sinara? Beh, di libertà. Ci sono ancora queste carceri, questi fabbricati, e fra gli ultimi che hanno utilizzato la Sinara sono stati Borsellino e sfugge l'altro nome. E Falcone, sì. Ha fatto dei grandi interrogatori da quelle parti. Sì, sì, sì. Avevano portato di fatti uno dei principali attori, ecco. Che dovevano cantare. Sì. E qui invece tutti in fila, appassionatamente, eccole lì. Ah. Questi sono i fenicotteri, praticamente questo è uno stagno, una vecchia salina, difatti. Nel fine dell'estate, quando il sole ha prosciugato l'acqua, e la diapositiva successiva si vede che c'è una bella crosta di sale che si riforma. E oltre ai fenicotteri ci sono anche gli altri animali acquatici che frequentano appunto questo lago. Ecco come si trasforma. Sardegna ricca di saline e anche di che cosa da quelle parti? Beh, lì c'è saline, sughero, Sardegna. Eccola qui. La macchina che hai utilizzato? Qua visto che sono tempi diversi, diciamo solo alcune sono col digitale, le altre erano su pellicola con diapositive. Allora, ci fermiamo su questa immagine, andiamo in pubblicità così rispettiamo i tempi. Volevo, è di miniere anche, perché so che ci sono anche le miniere. C'è dell'acqua rossa, in zona Isarutas. Ci vediamo tra poco.
Eccoci Boato, allora stavamo esplorando con le tue foto la Sardegna. Sì. Possiamo proseguire. Adesso sì, andiamo. Sì, ci sono i tempi, quindi fra poco. Sì, eccola qua. La vediamo in, in ante, eccolo qua, questo sasso. Sì, ecco, questo siamo ad Alghero e praticamente le rocce con le intemperie vengono modellate e assumono queste forme particolari. Questo sembra un animale selvatico, un qualcosa che si avvicina a qualche fiera. Fatte sempre di pomeriggio le foto? No. Al mare, hai fatto qualche bagno, vuoto, o eri solo con la macchina fotografica? No. Diciamo la mattina si dedica al mare e il pomeriggio alle fotografie, ecco. Questo è classico tipo di albero esposto al vento, per cui si sviluppa più la parte orizzontale che la parte verticale. Difatti si vede la parte più alta che ha un verde molto più fresco, per cui le foglie, diciamo, sono quelle nuove, mentre in orizzontale sono, diciamo, le vecchie foglie. Qua siamo a Capopecora e c'è questo olivastro che è particolare. Fra poco ne vediamo un'altra. Eccola qui. Ecco, questa è una montagna particolare, caratteristica, si chiama Perdaliana, assomiglia molto alle montagne che ci fanno vedere nei film del Far West. È questa forma conica con sopra questo spuntone calcareo che viene chiamato tacco. E ce n'è anche altre, ma questa è la caratteristica. Difatti hanno fatto parco naturale, per cui con dei limiti, con tutti i vincoli dei parchi. Ecco, da vent'anni in Sardegna sono sorti parecchie composizioni artistiche. Questa è chiamata La cattura dell'ala del vento, è di un artista sardo, di un'artista donna, Maria Lai, e questa è vicino a Ulassai, nome simile, e rappresenta appunto il vento che è caratteristico della Sardegna. Fa un po' da contrapposizione ai nuraghi o a tutte le torri. Questo, diciamo, oltre alle centinaia di torri di avvistamento, nella prima metà del Novecento sono stati fatti tutti questi fortini di difesa. Qua siamo a Porticseddu. Ecco. Questo ha più storia, in quanto durante la dominazione pisana, questo è il castello di Acquafredda a Siliqua e c'è abitato per tutto il periodo della dominazione, c'è abitato il conte Ugolino della Gherardesca che Dante cita nell'Inferno, se non sbaglio. Visuale l'Ugolino, eh? Eh sì, beh, ma sai, era zona anche di miniere d'argento quella lì, per cui una zona ambita. Grazie Sandro. Prego. Abbiamo queste. Qua diciamo è una foto di un tronco di ferrovia. Le ferrovie interne sarde, ferrovie secondarie, permettevano di muoversi anche in zone impervie all'interno, difatti ha uno scartamento al binario più stretto rispetto ai binari normali e questo permette di raggiungere anche posti impervi, posti stretti. Qua c'è un gregge di pecore che sta attraversando e qui le ferrovie
diciamo, dopo il secondo dopoguerra avrebbero dovuto investire soldi per poter metterle in sicurezza. Mentre purtroppo con la chiusura delle miniere questi investimenti non sono stati più fatti, sono state anche smantellate, per cui si trovano parecchie volte si trova questi cortili, diciamo, dove è stato smantellato. Qua siamo a Cagliari, questo fa parte delle mura di fortificazione del quartiere Castello, e questa è l'ultima. Grazie. Andiamo con Meni, con il duo Pascoli Squalizza. Grazie a questo duo, Enzo. Bravi che sono. Scroppe Tadis. Enzo, mi ha chiamato per te. Ciao Fat. Ah, una telefonata. Per me? Sì. Pronto? Da casa? Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, Driussi. Chi è? Sono da Gorizia. Molto lieto di conoscerla, ma ci siamo visti tante volte. Sento, ho sentito che lei ha parlato di un panettone della Stazione Nazionale Alpini. Sì. Sono a Gorizia, dove si può comprare a Gorizia? Perché non si può da comune a comune andare in giro, no? A Gorizia di preciso non lo so, però so che tutti i gruppi dell'ANA sì, lo avranno da sabato, da questo sabato. Ah, ho capito, quindi c'è l'ANA sicuramente a Gorizia. L'ANA di Gorizia senz'altro ce l'avrà. Bon, la ringrazio, mandi. Sì. Mandi, grazie a te. E sua famiglia. Ti ha fatto gli auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia. Grazie, parimenti. Se, una volta dicevi in parimenti. Parimenti. Sì, vecchio. Enzo, le scloppettate, il fusilade. Ne ho trovate due, piccole. Sì. Ma giusto per ridi, perché oltre alla serenità, in questi momenti viene anche poca voglia di ridere, diciamoci la verità. E se non vengo in qualche altro, io ogni tanto mi rifugi, tacche sono chissà chi. Vedi se tu indovini, Manny Uccel, conosci? Billerio Magnano in Riviera. È lui. Mancato quanti anni fa, Enzo? Un tot. Non è poco, comunque neanche tantissimi, dai, è bravissimo.
Una volta visitata la Mecrous, che ieri io di vos, e a smaneave saldo di facas, tu mi edi tu mi as dite, non mi plas. Sale parchel vuoi mi edi ti rispuint, non mi plas neanche a me. E non dome al present, ma sin de di che sull'altar gli hai dit di sì. Io ci credo di volessi ben. Che chi anche, anche. Dut ben a Toni dopo il matrimonio. Nome una roba al dis che i sune mal, che quanca li essa spas con la sua cross, ma se di loro gli echialin se ne os. Se vevin tante gole, se vevin tanto amor, podevin chioi se loro al dis urtat. Infatti, puer beat, cui sacerie, cui sace tanc imprese di furvie, Meni Uccell. Meni Uccell era una persona meravigliosa. Ancora oggi lo ricordiamo. No, capisci? Parceco, fevelli partaliano, anche tu mi fevelli. E va bene, è un riflesso incondizionato. Praticamente Alere è un personaggio straordinario. Lui, Lelo Chianton, un altro che aveva le poesie serie. Ma soprattutto le poesie spensirate, senza pensieri. All'era tanto che mai, non smanchi anche lì, non smanchi. Come alle qualcuno altri, con tantissime false modestie, anche Drius al Cirdi di qualche, sì. E di scrivi qualche pirule. A proposito, a che libri? Mi avevi tu domandato di un libro, tu? Ma ricordami che non... Sì, ecco, mi avevi domandato di... Glipignadis. Sì. Dentri ovin quartinis, che non sono robe di bevi, di Omar Khayyam, che tu conosci benissimo, poeta persiano dal 1050 all'era. Ne hai tradotte quante sue? Oddio, pacucu sì. E dopo Roberto Gervaso, che purtroppo la pensa ben di Lasanus, 4-5 mesi fa, e dopo un po' c'è di roba di Enzo Drius, è veramente bene. Quando è? 18? 18, venerdì 18 di dicembre, di che stanno? A tra poco, perché c'è la Tranquilla, di secondo nome, che però di primo fa Bruna, che è lì che... Cosa c'è adesso Tranquilla? Dove andiamo Tranquilla? Metti bene il micro. No, in pubblicità immagino. Grazie Tranquilla, a tra poco. Natale friulano, famiglia, tombola e tradizioni a tavola. Con il settimanale Il Friuli, le tovagliette natalizie per giocare a tombola. Il gioco completo in edicola a soli 2,99 €. Eccoci qui, allora siamo alla quarta parte di Vicini Vicini, vi mostro questa copertina ed è il libro che fra poco, anzi adesso, la nostra ospite andrà a illustrarci, è la signora Malisani, e chiedo subito, forte come a Maurizio, forte come la morte è l'amore. Questa è la, ci sono 100 e quante pagine ci sono? No, neanche lo ricordo quante pagine. Non ci sono neanche scritte, non veramente. Non ci sono neanche scritte? No. Hai fatto no. Apposta, hai messo in difficoltà. Fatto apposta. Sono più di 100, però. Sì, credo sì. Di sì. Allora, intanto dobbiamo un pensiero a Maurizio. Maurizio era
Tuo marito? È mio marito, sì. Mio marito è stata una grande storia d'amore. Ci siamo conosciuti quando lui aveva 21 anni, io non ne avevo neppure 16. E ci siamo presi per mano e siamo stati assieme per tanti anni. Insieme abbiamo fatto tante cose, e 30 anni di matrimonio, e abbiamo avuto 2 figli. E un amore prezioso, una brava persona. E, ho scritto una favola per i miei figli, perché questo libro è una favola, dedicata a mio marito. I suoi figli come si chiamano? Yari e Adam Piron. Quanti anni avevano quando papà è andato via? Yari 28, il più piccolo 6 anni di meno. Ecco, dobbiamo dire subito che questo libro, che si trova dove? È in vendita da Righini a Feletto, nell'edicola di fronte alla chiesa. Ecco, i proventi, i risultati della vendita del libro verranno donati alla SOC Gastroenterologia del CRO, Centro Ricerca Oncologica di Aviano, e dedicati alla ricerca. Sì, con questo libro voglio sostenere la ricerca del dottor Canizzaro, appunto del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Ecco, suo Mio marito è mancato per una neoplasia, sì. Ecco, Fortuna è tranquilla. Fortuna era il soprannome di suo marito, perché sì, portava fortuna. Sì, perché gli è stato dato nei banchi di scuola e sembrava portasse fortuna. A me l'ha portata, la nostra famiglia l'ha portata. Ecco, e poi tranquilla, il suo secondo nome anche si chiama Bruna Malisani. Io mi chiamo Bruna Malisani, ma mia nonna si chiamava Tranquilla e ho ereditato questo nome. E nell'insieme sa già da favola, Fortuna e Tranquilla. Allora, la copertina me la può spiegare? Parla di noi quanto eravamo uniti e quanto ci parlavamo, eravamo una persona sola. E le illustrazioni di questo libro sono stati fatti da Martina Sguazzin, una ragazza che me l'ha presentata la regista Arianna Zani, perché tutto questo, prima di tutto, nasce da uno spettacolo. Dunque, la favola è nata per i miei figli e non immaginavo che avesse questo riscontro, perché ai miei figli è piaciuta tanto. Scusi, De Simon, prego. Sei davanti alle telecamere, Buttazzoni potrebbe urlare come Tarzan, e l'ha già fatto, scusa. Dunque, questa favola, come le dicevo, era nata per i miei figli e ai miei figli è piaciuta tanto, e l'abbiamo letta alla compagnia filodrammatica Le Prime Luz e l'abbiamo portata in scena per una serata dedicata a Maurizio. E con il patrocinio del comune di Tavagnacco, il patrocinio del CRO e del BON di Colugna, del teatro BON, appunto sono stati raccolti dei fondi per il dottor Canizzaro. E fatta questa serata, appunto, sono stati proiettati i disegni di Martina e c'era Alessio Velischig a suonare, un nostro cantautore friulano, grande voce e grande cuore. Devo dire grande cuore di tutti, perché tutti hanno partecipato con voglia, con desiderio a questa iniziativa. E da lì è nata l'idea di fare il libro. È stata una cosa molto laboriosa, perché ha impiegato teste, mani e cuore di tante persone. Martina Sguazzin si è data molto da fare, difatti ha immaginato Fortuna e Tranquilla in modo eccezionale, e con l'aiuto di Anton Chiesa c'è stata una buona impaginazione e un buon risultato. Senta, vediamo nella parte finale del libro, quella di Fortuna e Tranquilla è una favola che vuole arrivare a tutti, coinvolgere il pubblico e dare al lettore diverse chiavi di lettura, ma mi pare di capire che è favola qui, ma è stata favola anche dal vivo. Sì. Difatti questa storia racconta una storia vera, la nostra famiglia, però ho voluto appunto descriverla in modo che la capiscano i bambini, perché venga raccontata, perché penso che una buona storia, una buona vita, quale ho avuto io con mio marito, sia da raccontare. E questo magari può alleggerire l'animo di qualcuno, ecco. Senta, scrivere questo libro l'ha aiutata un po' a elaborare il lutto o no? Sì, perché è stata una cosa devastante, pensavo di non respirare più, ma diciamo che scrivere è stato liberatorio, è stato necessario.
Io mi immaginavo mio marito non nella sofferenza scrivendo il libro, ma me lo immaginavo nel suo laboratorio odontotecnico, in mezzo alle bocche sorridenti a creare i sorrisi per gli altri. E mio marito era una persona che univa, e questo libro ne dà la conferma, perché unisce, è un libro che unisce, ed è stato tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di tante persone. E continuando a fare questo, mi sembra di lavorare con mio marito e per mio marito ancora. Che lavoro fa lei, signora? Io sono sarta e camiciaia, lavoro in centro a Udine in un negozio. Ecco, e lei ha pensato di scrivere questo libro, ma ci aveva pensato anche quando c'era suo marito? No, assolutamente no, assolutamente no. È venuta fuori questa cosa, come le dico, per i miei figli, perché rimanga una storia loro. Questa di fatto è la prima presentazione, perché il Covid ha rotto puntini e puntini. Esatto. Ne farà di presentazione in presenza quando sarà possibile, no? Io speravo di riproporlo a teatro, magari leggendolo in friulano, perché questo libro, non l'ho detto, ma è tradotto anche in friulano, nella mia lingua madre. Mi era piaciuta questa idea. Però l'idea mi era piaciuta anche di tradurlo in inglese, perché i miei figli hanno amicizie fuori dal Friuli e anche fuori dall'Italia, quindi diciamo che può essere una buona cosa anche per gli altri. Senta, nella prima pagina, un altro dettaglio, visto che è la prima volta che vedo il libro, quindi vado molto improvviso, ma mi piace così. E fortuna e tranquilla sono rappresentati con gli occhi chiusi, ma è una contraddizione, perché dai suoi racconti mi pare che negli occhi lei e suo marito vi siete guardati parecchio. Sì. E perché questa scelta degli occhi perché, chiusi? Perché c'è un pezzo nella storia dove dice che fortuna e tranquilla, prima di addormentarsi si parlavano molto, e prima di addormentarsi si tenevano per mano, e i loro corpi erano così vicini che sembravano una persona sola. Perfino i sogni e i capelli erano gli stessi. Quindi è questo che rappresenta. Scusi, nel libro e nella vita, fortuna e tranquilla, hanno mai litigato? Poche volte, veramente poche. Ho avuto una vita fortunata con mio marito, una buona vita, sì. Allora, fortuna e tranquilla, fateci sapere quando farete le presentazioni, così ne diamo notizia nei nostri... C'è anche una pagina Facebook, volendo, che si chiama appunto Fortuna e Tranquilla. Ah, quindi potete consultarla, quindi andate su Facebook. Esatto. Arrivederci. Grazie. E buon Natale. Cominciamo a farceli questi auguri in questo Natale diverso sicuramente dai precedenti. Squalizza, Valzer delle Nevi, visto che di neve ne è caduta tanta, che è il brano finale, poi ci salutiamo, cosa dici? Sì. Bene. We'll be right back.
Molto bene. Enzo. Fammi dire una cosa però alla Bruna tranquilla. Mi ha commosso questa presentazione, questo modo di esporre una cosa tragica, ma alla fine così umana, e mi è piaciuto, mi suona ancora nell'orecchio quella frase che l'amore è forte quanto la morte. No, anche più forte della morte. L'amore in molti casi sopravvive alla morte di un proprio caro. Grazie per questo libro, per questa favola. Glielo dico col cuore, veramente. Grazie Enzo. Bene, noi ci vediamo venerdì. Questa settimana, sicuro. Sì. Non vedo l'ora che venga venerdì 18. Così posso vedere sto libro. Ah, perché c'è un libro? Ma ti ho pur detto che... Sclipignis? No, Sclipignadis. Sclipignadis. Fatto apposta. Lo so. Col Friuli, col settimanale. Col settimanale Il Friuli. Friuli. Bene, hai sentito Tarzan, chiudi. Andrea Bertolizio, grazie ancora dell'albero qui ai miei piedi, è lì perché così è stato ripreso più volte. Grazie Buttazzoni, è vista l'ora, buon tè. Arrivederci.